In principio fu Patch Adams il medico che portò negli ospedali la terapia del sorriso. Da allora in poi, nei luoghi dove i bambini proprio non dovrebbero stare, qualcosa è cambiato e qualcosa in più in aiuto è arrivato. Anche al monoblocco della Gruccia sbarca la Clown Therapy, con volontari che agiscono nel reparto di pediatria valdarnese con lo scopo di portare sul volto dei più piccoli un po' di colore. Noi siamo qui per questo, facciamo servizio quasi tutti i giorni, noi siamo due dei 13 clown che fanno parte di questo gruppo, che speriamo si allarghi. Noi la nostra giornata tipo, diciamo, è questa: noi entriamo di servizio alle 4 e smettiamo alle 6, entriamo nelle camere, prima facciamo, insomma, cerchiamo di entrare in confidenza con il bambino, e poi la mia, insomma, attività caratterizzante sono i palloncini, come potete vedere, mentre la sua sono i disegni, i cartoni animati. Siamo convinti che comunque un bambino che reagisce alla malattia, alla terapia, con un sorriso in più, con noi alla fine non è che facciamo tantissimo, veniamo qui, portiamo un po' di sorrisi, un po' di colore in queste camere, insomma, e portiamo un po' di colore, un po' di vivacità con i nostri abiti. E le statistiche sono dalla loro parte. Le reazioni dei piccoli degenti a questo tipo di attenzioni e cure portano ad una riduzione della degenza e ad un minor uso di anestetici.